Buonasera a tutti. Percorrendo la Valnerina da Terni verso Visso, ammirando i paesaggi mozzafiato che offre il tragitto, con le innumerevoli testimonianze architettoniche e storico artistiche del passato, vale sicuramente la pena compiere una sosta all'abbazia di San Pietro in Valle di Ferentillo. Questo particolare monumento, riscoperto tra la seconda metà dell'Ottocento e il primo trentennio del Novecento da importanti studiosi e viaggiatori, offre la possibilità di comprendere appieno l'arte medievale nella Bassa Umbria. Il superbo apparato decorativo affrescato alla fine del XII secolo, con scene del Vecchio e del Nuovo Testamento, magistralmente restaurato all'Istituto Centrale per il Restauro poco più di una ventina di anni fa, suscita sicuramente forti emozioni nel riguardante. Per approfondire la visita, inoltre, ci si può soffermare con attenzione sulle altre decorazioni dell'edificio, in particolare sui frammenti architettonici romani alto medievali presenti nella chiesa, scoprendo in questo modo la complessa storia dell'abbazia benedettina che dai tempi di Faroaldo II, duca longobardo di Spoleto vissuto nell'VIII secolo, porta fino ai nostri giorni.